Amici sportivi, un cordiale buonasera dallo stadio Silvio Piola da parte di Marco Cito e di Giovanni Piola. Giovanni, non siamo alla partita oggi, ma c'è la presentazione della squadra, un momento altrettanto importante, è una presentazione dove insomma la maggior parte dei giocatori nuovi, attenzione però che in questo momento sta parlando il nuovo allenatore e ascoltiamolo insieme Giovanni. Roberto Cevoli, ricordiamo insomma da lui è arrivato pochi giorni fa. Per questa prova di fiducia ancora non ci conosciamo, quindi vedervi qua per me è un grosso piacere, un grosso onore. Siete in molti, non mi aspettavo tutte queste presenze. Vi ringrazio di questo, dobbiamo diventare una cosa unica per me. Che siete troppo importanti per riuscire ad ottenere il nostro obiettivo. Quindi è chiaro che poi sarà a noi trascinare il vostro tifo, la vostra vicinanza, e quindi vi chiedo un po' di pazienza, però dobbiamo essere una cosa unica, tutti dalla stessa parte. Grazie ancora. Giovanni, insomma, si parla no, di unione tra squadra e tifosi, è una cosa importante per fare una stagione in Serie C che sia comunque insomma, formata da una squadra che possa lottare sicuramente per le prime posizioni. Sì, diciamo che Roberto Cevoli ha parlato poco, con parole molto significative, tutte rivolte verso la tifoseria. Assolutamente, insomma, abbiamo sentito anche un emozionato Massimo Ferranti prima, no? Che ha salutato il pubblico, un Massimo Ferranti che insomma, comunque sta investendo per una squadra che possa lottare, insomma, adesso è difficile dirlo esattamente per quale posizione, ma sicuramente per una posizione che possa essere importante e dare soddisfazione a tutti. Beh, diciamo che dopo i passi iniziali, forse post promozione in Serie C, Ferranti adesso si attiene a un più moderato rimanere competitivi. Io penso che questo sia importante. Sì, anche perché giustamente piano piano va costruita questa squadra che è praticamente tutta nuova. Sì, questo è forse l'unico incognita di questa stagione. La squadra ha una stagione che sotto certi aspetti rimette quella scorsa, no? Dove si è creato un gruppo praticamente da zero e anche quest'anno insomma c'è un gruppo da zero con pochissimi giocatori rimasti dallo scorso anno, e ricordiamo che il mercato che chiuderà giovedì alle 20 porterà ancora tre giocatori in casa azzurra nuovi, uno per ruolo, quindi insomma comunque ancora una nuova in costruzione con ricordiamo ancora una volta Roberto Cevoli appena arrivato, quindi bisogna costruire un gruppo piano piano ancora di più, magari anche con un modulo leggermente diverso rispetto a Marchionni. Sì, già contro Lumezzane si è intravisto almeno nel secondo tempo una mano leggermente diversa, dove però Cevoli per adesso sta cercando di non sconvolgere assolutamente quanto fatto da Marchionni sino ad oggi. Sì, no, è proprio così, insomma, anche perché i giorni prima della partita ufficiale contro gli Arenate, ricordiamolo, intanto stanno entrando i giocatori e inizia adesso con tra l'altro con i numeri ufficiali delle maglie. Bissardo avrà il numero 1. Nato a Verbania, insomma, Bissardo è sicuramente lo sentiamo anche da Fabrizio Poli che sta presentando questa sera la squadra, insomma è di Verbania, lui veniva allo stadio anche quando era ragazzo, l'ha detto, insomma, l'ha dichiarato anche insomma, durante la sua presentazione. È un portiere di esperto per la categoria, ricordiamo che giocava nel Lecco, si giocherà al posto con Desjardins. Sì, anche se però a mio avviso lui resta il portiere titolare, lo si è visto nelle amichevoli, ma non perché Desjardins non abbia le potenzialità, ma quanto perché Pissardo ha forse più esperienza nella categoria, come dicevi tu. Il nostro numero e adesso con il numero 22 appunto sta entrando sul terreno del Piola
Axel Desjardins. Tanto i tifosi potranno anche assistere stasera per la prima volta alle maglie da gioco della stagione. Quelle dei portieri sono classiche, con colori fluo. Ci sarà attesa poi per le maglie da gioco. Esatto, insomma, sono le maglie che sono state presentate prima a Novarello, delle maglie, insomma, c'è una maglia molto bella, non so Giovanni cosa tu ne pensi, quella nera, chiaramente quella classica, è venuta così un po' a rimarcare anche il colore dello scorso anno, è stato detto anche un po' per scaramanzia, no? Sì, tendenzialmente è stato fatto solo per scaramanzia, perché RA ha ammesso che il colore azzurro non è il colore storico della società, però qui entra subentro un discorso di scaramanzia ed è un discorso al quale i tifosi penso tengono parecchio, e quindi speriamo di rivedere un finale uguale a quello della passata stagione. Eccoci qua, l'estratto, il cui nome mi è già stato comunicato, è Fabrizio Garavaglia. Intanto Desjardins avrà il 22, sì, assolutamente, mentre Pissardo l'1. Non si sa ancora nulla riguardo al terzo portiere, ma a questo punto è presumibile che la società si possa affidare a un giovane della primavera. Ecco, parlando del mercato, Giovanni, dovrebbe arrivare subito Bertoncini dal Como in difesa, un giocatore esperto, sicuramente un elemento che potrà dare un ulteriore tassello alla difesa, che ci siamo, in realtà ci siamo, insomma, sembra al momento una delle parti più affidabili, no, in queste prime amichevoli. Sì, direi che la difesa sta già dimostrando buone cose, almeno per quello che ho potuto vedere io nelle amichevoli. Forse si è sofferto qualcosina contro Lumezzane, ma va anche detto che in questo periodo della stagione i carichi di lavoro incidono anche notevolmente. Beh, certo che l'arrivo di Bertoncini sarebbe un rinforzo notevole. Ecco, Giovanni, a proposito di questo, arriva Renato, no? Sembra che comunque in categoria ha fatto sempre bene, proprio con Cevoli, è arrivato quarto l'anno scorso, che Messi ti aspetti e che un fatto ti aspetti in questo campionato. Diciamo che il calendario non ci agevola, perché Renate è sicuramente un avversario molto ostico. Basti pensare che negli ultimi 5 stagioni per 4 volte è arrivato in playoff, quindi già questo la dice lunga. Dall'altra parte si può dire che il Renate troverà sulla sua strada ben 3 ex, mister Roberto Cevoli, Galuppini e Ranieri. Quindi c'è da confidare nel classico gol dell'ex. E poi bisognerà anche vedere se la squadra avrà assimilato tutti i miei. Vediamo che c'è un calcio di rigore. No, da un tifoso che è stato estratto. Insomma, c'è questa emozione, no? Anche questa sorpresa questa sera è sicuramente una bella cosa per i tifosi che sono giunti, insomma, a così vedere per la prima volta poi di fatto allo stadio questa squadra, no? Che è rappresentata, come dicevamo prima, da tantissimi elementi. E veniamo a prezzo, dicono. Sono tanti piccoli aspetti, tanti piccoli segnali che sottolineano la volontà della società di creare un clima favorevole con la tifoseria. Sono pienamente d'accordo con questo atteggiamento da parte della società, perché i tifosi sono importanti. Stavamo dicendo Giovanni Garrenate, che è un impegno importante, sarà anche emozionato, no? Per Cevoli, l'ha detto poi di fatto dopo la dichiarazione con il Lumezzane, proprio il destino, appunto, insomma, anche lui giocasse contro la sua ex squadra, e l'apporto poi anche del pubblico sarà determinante, no? Cioè, da subito. Sì, sicuramente, anche perché il Novara nelle prime 5 partite giocherà per ben 3 volte in casa, ci sarà un po' di impegno casalingo, quindi a maggior ragione bisognerà saper sfruttare il fattore campo. Sì, ricordiamo, l'hai detto tu, ci saranno delle partite importanti come questo esordio, poi Novara che andrà a Mantova e successivamente
avrà un doppio impegno casalingo prima del derby con Vercelli fuori campo. Una gara che non ha bisogno di presentazioni, i tifosi del Novara l'aspettano. L'anno scorso questa sfida è sicuramente mancata, è un peccato che non ci possa essere anche il derby con Alessandria, decisioni inspiegabili da parte della Lega, però si consolerà il derby contro la Pro Vercelli sperando che vada come deve. Intanto sta entrando sul terreno di gioco Oliver Urso, che avrà il numero 3, il numero 5, Samuele Bonaccorsi. Samuele Bonaccorsi con 5, confermato il 5 dall'anno scorso. Urso chiaramente il 3 come terzino sinistro. Numero 13, Luigi Carrillo. Luigi Carrillo dal Messina è sicuramente un giocatore di spessore per questa categoria. Numero 15, Omar Cailati, uno dei migliori in questa fase iniziale della stagione a mio avviso. Assolutamente, insomma, è uno di quelli che ha fatto vedere cose così importanti. Ricordiamo il giocatore che è del Bologna. Soprattutto conosciamo Simone Ciancio, proveniente dall'Avellino. Ciancio, giocatore di esperienza. La possibilità che hai votato anche di fare la foto e allora di vedere la maglia che ti interessa. Numero 29, il giocatore che ha una storia decisamente importante e che si è già presentato con tanta grinta e determinazione. Signori, con il numero 29, Johan Benalwan. Benalwan è sicuramente un giocatore, no? Giocatore più rappresentativo in difesa per il Novara, un giocatore che ricordiamo ha fatto la Premier League, si è potuto togliere anche la soddisfazione di vincere un titolo in Inghilterra. Ranieri, ricordiamo, ha giocato alcune partite di quella famosa stagione. Arrivato il Mario con l'ultimo volo, presto, credo l'ultimo in ordine di tempo per il momento ad essere arrivato, con la maglia numero 33. Altro profilo interessante, un giovane che sicuramente è di grande prospettiva. Anche lui arriva dal Messina. Sì, esatto. Diago, la tua curva, Diago. Accogliamo l'ultimo del blocco del difensore. Conosciamo bene e non da poco, anche se è giovanissimo, numero 35, Frank Amavenga. È un giocatore sicuramente amato, no, dal pubblico di Novara. L'anno scorso ha dimostrato di avere qualità che possono essere anche mostrate in Serie C. Sì, è stato premiato a mio avviso da parte della tifoseria la sua dedizione al lavoro. L'anno scorso è stato fra i migliori del Novara di Marchionne. E con lui si chiude per il momento, perché come avete sentito dai direttori, per il momento si chiude la linea di difesa. Diciamo per il momento cosa, perché appunto, come dicevamo prima, arriverà dal mercato un altro difensore, probabilmente Bertoncini dal Como è il candidato numero uno, almeno sembra così al momento. Sì. Se sarà così, sicuramente sarà un acquisto di spesa. Più che il giochino con uno di voi, c'è la possibilità di premiare un abbonato, ma non uno qualunque, uno che sul tempo ha bruciato tutti, cioè il primo abbonato che ha deciso di staccare la testa da quest'anno, stagione 22-23. Aspetta che vado a leggere. Intanto continuano, no, le premiazioni così dei tifosi, e quest'anno insomma, proprio venendo dietro al discorso della voglia di creare questa sintonia con il pubblico, diventa insomma ancora più carina, no, come questione, proprio anche per coinvolgere gli stessi tifosi vicini. Sì, poi tra l'altro anche l'originalità nelle premiazioni, non è sempre uguale con i poteri, un calcio di rigore con un difensore il primo abbonato, cioè va apprezzata la società per questi gesti. Pignoli o Pignoli? Pignoli, che mi serve fare? Avete
ricordiamo l'altro fuoricato per mano di Federica, e la foto che ti aspetta, falla pure in mezzo, scegli tu dove piazzarti. Una foto del nostro abbonato numero uno di quest'anno, con i ragazzi della difesa, tra l'altro si ricorda, lo vedete, da giù lo c'è. Sì, il colore si intona all'altezza un po' meno, ma per il resto ecco, il tifoso è sicuramente più. Hai detto una cosa importante, nel senso che quest'anno c'è una squadra rispetto all'anno scorso più muscolare, con giocatori anche più alti, insomma è stato creato un gruppo un po' diverso. Sì, sicuramente la squadra ne ha guadagnato in centimetri, magari si potranno sfruttare maggiormente le corsie laterali quest'anno. Ecco, a proposito di questo campionato, difficile, lo si diceva Alessandro, prima, è uno dei campionati sicuramente più, cioè meglio, il girone forse più complicato, ricordiamo c'è il Vicenza, c'è il Padova, c'è il Pordenone, ma ci sono altre squadre comunque di alta caratura che sono rappresentate, per la pista, no? Il Trento, l'Ane Rossi Vicenza che aggiungerei, assolutamente, e poi squadre complicate come la Sanere Tivella, la Provercelli, quindi un girone sicuramente difficile, un girone che quando è entrato di nuovo sul terreno gioco uno degli altri pochi rimasti con il numero 4 che avrà ufficialmente uno dei pochi rimasti, e sicuramente è molto molto interessante da affrontare. Tempo è stato chiamato anche Tommaso Tentoni, un giocatore che insomma quale ha meritato, nonostante purtroppo l'infortunio, ha meritato sicuramente questa conferma, un giocatore che ha determinato, no, il centrocampo dello scorso anno. Sì, hai detto bene, nel frattempo ricordiamo che Dimuno e Tentoni mantengono la stessa numerazione dell'anno scorso, entrambi. Il primo col 4, ha preso la maglia numero 10. Diciamo che ecco, adesso stanno annunciando la maglia numero 10 da sempre. Una maglia si chiama Andrei Marcinella. Quindi il 10 è un altro giocatore molto interessante. Intanto è entrato anche a Rocca con il numero 8. E quindi vale la pena poterlo chiamare il 10 quest'anno. Un giocatore che personalmente mi ha colpito. Il numero 11, Lovest, sicuramente Lorenzo Peri, dei più così che hanno colpito in questo. I centrocampisti sta entrando con la maglietta bianca, quindi con la seconda maglia. Da notare la cupola stilizzata sulla maglia, che è diversa rispetto a quella dell'anno scorso, come ha specificato. È poi entrato ora José Ranieri, che avrà il numero 21, con il quale si va a concludere. E poi c'è Calcagni, che è l'ultimo in ordine di entrata, il numero 30 dei centrocampisti. Ci rimane da conoscere gli attaccanti, lo faremo tra un paio di minuti, giusto il tempo di far giocare un altro. Attenzione per quanto riguarda gli attaccanti, perché vestiranno la maglia nera, una maglia che, come dicevi tu Marco prima, è molto bella questa maglia. È bella e particolare, perché chiaramente... Ecco, ricorda cos'è stato detto, appunto, sulla maglia nera, che praticamente ha questa sfumatura, no? Che ricorda, sì, praticamente richiama l'interno della Basilica di San Gaudenzio, quindi avrà la stessa trama che c'è all'interno. È una cosa molto bella e originale, penso che poche squadre di calcio stiano attenti ai dettagli come lo ha fatto Novara quest'anno. Eccolo qua. Ale non ha già la maglietta, c'è proprio il tatuato, quindi così. Se togli la maglietta, quindi. Solo quello, sei un grande. Se ne puoi sfidare, scegliere uno, il pallone del passo, in quella porta sotto. Andiamo adesso quest'altra sketch, tra virgolette, no? Curioso insieme ai tifosi. Sceglielo tu, chi vuoi? Chi è? C'è questa sfida, no? Col pallone, quindi. L'emozione di giocare comunque. Con un giocatore della squadra del cuore, sicuramente è una cosa molto, molto bella, Giovanni. Non sarà facile per il tifoso, perché ha scelto Rimuno
Simuno, fatto a qualità difensive, è molto bravo. Abbiamo avuto un tiro perché calano le ombre della sera. Sulla carta Galuppini-Bortolussi è una coppia che assicura piena affidabilità al Novara. È chiaro che sappiamo che nel calcio questo non è scontato, servirà sicuramente affinare l'intesa fra i due giocatori, senza dimenticare la poter contare. Fin qui citato poco, però potrebbe sicuramente dare una mano. E poi ha un innesto che il Novara piazzerà. Potrebbe essere Tavernelli, è un ragazzo che non ha tanti gol nelle corde fino ad oggi, però ricordiamo giocava e un giocatore però un esterno che dovrebbe essere bravo a saltare l'uomo, a mettere in mezzo i palloni, forse un elemento comunque diverso dal punto di vista delle caratteristiche, se sarà lui insomma là, il nuovo arrivo. Io penso che a prescindere da chi arriverà, il Novara comunque potrà contare su un reparto attaccanti molto buono per la categoria. Senza dimenticare chiaramente il capitano Pablo Andres Gonzalez, intanto scappando appunto Bortolussi. Per lui un ritorno. Questa maglia adesso è blu e scuro, però porta tutti con il classico numero 9 ed è proprio molto Maresco. Il prossimo attaccante che conosciamo sarà il suo maglia, no, che più si addice a Bortolussi, il numero 9. Francesco Galuppini! Ed ecco che entra Galuppini. Ecco, sono curioso di vedere che numero avrà scelto Galuppini. Ben arrivato Galù! La curva! Riconferma! Il 14! Esamo la maglia del numero 18 per Babacar Diop! Galuppini, 18 Diop. Ecco, Diop un altro giocatore che a mio avviso la società ha fatto bene a tesserare anche in Serie C, perché lo sta dimostrando anche in questi amichevoli, è uno dei giocatori più aggressivi. Un capitano. Guardate! Non poteva che scegliere la numero 19, la sua maglia, da quando è arrivato. Prima che Pablo
Ce la racconti, ce la suoni e ce la canti. Salutiamo anche chi non c'è perché doveva fare una visita veramente non spostabile, però lo salutiamo lo stesso, anche perché sarà un giocatore molto importante, il nostro numero 24 di quest'anno, che è Nicola Puric! Ecco, insomma, per chiudere la nostra diretta, Giovanni, tutta, indistintamente, è una squadra comunque che è stata costruita... Questo è... Non ha da zero, ma è una squadra che sicuramente ha al suo interno giocatori di qualità e insomma ci aspettiamo poi ancora questi nuovi innesti, sicuramente un campionato dove però giustamente come ha detto anche il direttore sportivo Zebi, la squadra che deve dare dimostrazione ai tifosi insomma di essere orgogliosi, no? Di giocare per loro, per una squadra che dovrà mettere il massimo impegno in ogni partita a partire da Renate. Beh certo, anche perché come sappiamo nel calcio iniziare bene è una cosa fondamentale. C'è pochissimo tempo, ma io penso che Roberto Ceuri sia in grado di allestire un gruppo unito, competitivo, come lo era anche con mister Marchioni del resto. Però il gruppo dovrà essere bravo ad assimilare le idee del nuovo allenatore. Presidente, allora Giovanni, insomma, salutiamo chi ha guardato fino ad ora questa lunga diretta e diamo appuntamento sabato alle 17.30 contro il Renate, l'esordio del Novara Football Club allo Stadio Piola. E insomma, dallo Stadio Piola appunto è tutto, un saluto da parte di Marco Cito e da parte di Giovanni Chiorazzi. Una buona serata a tutti. Bye, mister.